Buongiorno, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della gara Perugia-Entella. Spazio alle domande, nome vostro e nome della testata, grazie. Sì, buongiorno, Francesca Buongiorno. Mencacci, La Nazione. Mister, come preparare le partite e giocarle anche adesso che la rosa, come è cambiata queste settimane con la rosa, diciamo, un pochino più al completo? Sicuramente c'è più sicuramente serenità. Nella consapevolezza che però il percorso per recuperare al 100% tutti i ragazzi è ancora un po' lungo, però già il fatto di essere quasi tutti quanti insieme, perché poi anche i pochi che restano fuori, tolto, vabbè, chiaramente chi è proprio fuori e lontano da qui, chi c'è e si sta allenando a parte con noi, quindi comunque il viversi quotidianamente è una cosa diversa, quindi siamo molto contenti. Per questo aspetto, per quanto riguarda poi il fatto che stiamo rientrando anche a pieno regime negli allenamenti, questo sicuramente è importante per alzare la competizione e creare nuovi stimoli. Come sta Montevago? Può giocare dall'inizio? Daniele è in fase di recupero, nel senso che così come Seghetti sono due giocatori che stanno recuperando, adesso valutiamo fino a domani se farlo partire dal primo minuto o a partita in corso, però sta meglio rispetto sicuramente alle ultime settimane. Il fatto di aver messo minuti importanti, aver riassaporato alcune situazioni di gioco lo ha aiutato e quindi sicuramente sta molto meglio. Buongiorno mister, Carlo Buongiorno. Forcini di Corriere dell'Umbria. Venite da una bella vittoria, piena, netta, meritata. Adesso c'è una partita delicata, difficile contro un avversario stimolante. Può essere, credi che questa possa essere una partita potenzialmente che può segnare una svolta, ovviamente nel breve, medio periodo, non nel lungo periodo, ci mancherebbe altro. Ma guarda, credo che affrontiamo una delle migliori, se non la migliore squadra di questo primo scorcio di campionato. Una squadra che è solida, ha mantenuto i principi della scorsa stagione con lo stesso allenatore, ma ha inserito giocatori di valore assoluto. È una squadra che sa bene quello che deve fare, riconoscibile a se stessa. Ho avuto la possibilità di visionarla anche dal vivo e vi posso garantire che è una squadra importante nei singoli e nel collettivo. Quindi per noi è un banco di prova importantissimo perché dobbiamo dimostrare noi stessi che possiamo, come abbiamo già fatto nell'occasione per esempio della partita di Pescara, che possiamo tenere botta con le squadre importanti di questo campionato e recitare anche noi un ruolo in questo momento da comprotagonista, perché poi è chiaro che i punti di distacco dalle prime ci sono evidenti, però noi non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare partita dopo partita e questa è una partita che ci può mettere sicuramente alla prova. Sì, mister, buongiorno. Ti Buongiorno. chiedo, Marconi e Leo, le loro condizioni, se pensi comunque di convocarli anche per fargli assaporare il clima partita. Grazie. Sì, c'è questa volontà, è chiaro che i due ragazzi non sono assolutamente al 100%, hanno veramente iniziato adesso a riassaporare la squadra, però la mia intenzione è quella di convocarli a prescindere poi dal loro impiego. Senti, Antonello Ferroni, Calcio Grifo. L'ultima volta che il Perugia ha affrontato l'Entella non è un bel ricordo, fuori casa, l'anno scorso. Quella partita, nel senso più sportivo possibile del termine, può avere comunque lasciato una voglia di rivalsa in quelli che c'erano? Sì e no, nel senso che parliamo di un'era geologica fa, in pratica è cambiato tutto, e era un momento particolare per noi, se non era un turno infrasettimanale, eravamo un po' incerottati, non abbiamo approcciato bene a quella partita e loro venivano da un percorso fatto di difficoltà e hanno avuto secondo me una buona risposta in quella partita lì, ma non l'ho neanche nominata una volta in settimana quella partita lì. Per me esiste solo il qui ed ora, esiste solo il presente, esiste solo l'Entella di oggi, il Perugia di oggi. E noi dobbiamo vincere per un milione di motivi, se ne vogliamo aggiungere un milione e uno, aggiungiamo anche questo, ma è solo un'aggiunta rispetto alle motivazioni che dobbiamo avere dentro di noi a prescindere. Sì, buongiorno mister, Corrado Lo Sito del Buongiorno. Messaggero. Ripartire diciamo da quelle che sono le conferme, un assetto tattico valido che con la Lucchese ha dimostrato un pochino tutto il proprio valore e alcuni elementi importanti. Abbiamo detto prima della partita, Giunti era fondamentale e si è rivelato fondamentale. Diciamo
Diciamo che questo tipo di modulo può essere un punto di partenza, nonostante effettivamente ci possano essere anche dei cambiamenti. Grazie. Sì, nel senso che abbiamo sicuramente, in realtà stiamo cercando di ricostruire un assetto che avevamo all'inizio della stagione. È chiaro che poi il cambio di avversario ti mette sempre di fronte ad una scelta di cambio anche tattico, di strategia, di scelte dal primo e a partita in corso. L'Entella è molto diversa dalla Lucchese e quindi sicuramente è probabile che cambieremo qualcosa, magari in termini di uomini, magari in termini di posizionamenti. Però è chiaro che quello che non dobbiamo abbandonare in questo momento è una solidità difensiva che abbiamo trovato. Questo non ci garantisce a prescindere il fatto che non potremo subire gli attacchi dell'Entella, perché è una squadra veramente forte da questo punto di vista, però sicuramente ripartiremo da alcune certezze. Le certezze sono, secondo me, in primis quelle dell'atteggiamento, il saper soffrire in alcuni momenti della gara, il saper tenere botta, il saper ripartire con ordine ed intelligenza, e quando poi la squadra avversaria ti concede spazi, cercare anche tu di imporre il tuo gioco. Premesso che è sempre difficile fare due partite casalinghe e portare a casa il bottino pieno, è veramente difficile, soprattutto contro avversari del genere. Volevo chiederti quanto può essere pericoloso arrivare da un 4-0 così convincente? Ma io non lo trovo pericoloso, perché noi di errori con la Lucchese ne abbiamo fatti tanti, soprattutto nei primi 19 minuti. Noi dobbiamo capire che il risultato è stato meritato, giusto e ci ha reso felici, ma è un risultato che al suo interno, come già ne parlammo alla fine della partita, ha avuto delle problematiche, perché noi siamo una squadra che si sta riprendendo, sta cercando di trovare la quadra, e quindi sicuramente la vittoria è durata il tempo di quella serata. Poi dal giorno dopo già eravamo proiettati su come essere umili e solidi per poter affrontare una squadra importante. Quindi assolutamente non abbiamo pensato neanche un secondo alla partita della Lucchese e ci siamo subito proiettati sull'Entella. Quindi da questo punto di vista no, non c'è nessun pericolo, se non quello di affrontare una grande squadra. Mister, il calcio va sempre più, è sempre più uno sport episodico, se vogliamo, no? E allora l'altro giorno pensavo al fatto che questa squadra, rispetto magari a quanto accadeva anche un po' nel recente passato, forse concretizza poco dai calci da fermo. Mi riferisco sia agli angoli che alle punizioni, e qui ti chiedo anche, ci sono anche poche opportunità di avere punizioni a favore da posizioni, diciamo così, più o meno pericolose. È un qualcosa su cui tu ti stai concentrando, state lavorando su questo? Sì, è una cosa sulla quale noi lavoriamo, ma ci lavorano tutti, a favore e contro. È chiaro che probabilmente quello che posso permettermi di suggerirti è che non balza all'occhio la grande esecuzione balistica, cioè nel senso, tolto qualche gol che c'è stato nel nostro girone, perché poi concentriamoci sul nostro girone, forse si fa poco gol in maniera diretta, però ti posso garantire che i gol da palla inattiva ci sono, ne arrivano. È chiaro che noi in questo momento qualche golletto non lo abbiamo ancora messo dentro, perché già rispetto magari allo scorso anno, dove abbiamo fatto un po' di gol su palla inattiva, se ricordi, abbiamo una struttura diversa fisica, siamo una squadra un po' più normotipo, un po' più brevilinea. Però ti dico che ci stiamo lavorando, qualche soluzione ci è andata anche abbastanza bene, abbiamo sferrato il gol in un paio di occasioni. Ecco, a maggior ragione domani affrontiamo una squadra che in questo è maestra, perché l'allenatore è evidente che dedica tempo a questo tipo di fondamentali qui del gioco, e noi sappiamo bene che in determinate situazioni dove loro muoveranno la palla sul corto e per andare a attaccare su palla laterale, determinati giochi a due, giochi a tre li abbiamo studiati, sappiamo come ci attaccano e su quello dobbiamo stare molto attenti. Sì, a proposito di quest'ultima considerazione, sono due squadre, possiamo dire, quasi agli antipodi della Lucchese e l'Entella, nel senso la Lucchese è una squadra che cercava molto la profondità, diciamo concedendo qualcosa, lasciando gli uno contro uno, in qualche caso anche in maniera improvvida, secondo me. E l'Entella questo non lo fa, è più attenta sicuramente, lavora molto sulle ripartenze e lo sa fare anche bene. Sì. E questa è un po' la chiave di lettura per domani, grazie. Assolutamente sì, è una squadra molto solida ed equilibrata, ha un sistema di partenza ben riconoscibile, degli interpreti chiari e definiti, perché è una squadra che cambia poco la formazione titolare. Quindi è una squadra che sarà quella, però è una squadra che fa poche cose fatte benissimo.
E quindi bisogna stare attenti perché questo è un campionato che è anche fatto di tanta semplicità e l'Entella incarna la giusta semplicità che ti porta ai risultati. Quindi noi dobbiamo essere attenti, prendere con le pinze ed essere consapevoli che, come diceva prima il collega alla domanda, è una partita importante se la vinci, perché è una partita che ti può dare quello stimolo giusto per poi continuare la nostra corsa agli obiettivi. Quindi sicuramente noi dobbiamo sapere che domani dimostrare davanti al nostro pubblico di essere all'altezza della migliore squadra, secondo me, fino ad oggi, insieme a Pescara e Entella, ma non solo per punti, significa che noi siamo sulla strada giusta. Quindi grande consapevolezza, grande umiltà, viene una grande squadra a giocarsela qui al Cuori, ma noi siamo in casa nostra e dobbiamo...